momento dell'epilogo, concordato a livello nazionale. Il lamento di Nanae, del poeta greco Simonide, interpretato dagli studenti Armando Tirrico e Telesca, e curato dai docenti Lovaglio e Cordasco. La madre Danae e il suo figlioletto sono chiusi in un'arca, gettata in mare dal padre Acrisio, il quale ha appreso dall'oracolo di Delfi che sarebbe morto per mano di un nipotino. Danae, con accenti toccanti, accarezza il figliuolo, augurandosi che cessi la tempesta che si sta abbattendo su di loro. Quando, nell'arca regale, l'impeto del vento e l'acqua agitata la trascinarono al largo, Danae, con sgomento, piangendo, distese amorosa le mani su Perseo e disse: «O figlio, quale pena soffro, il tuo cuore non sa, e profondamente tu dormi, così raccolto in questa notte, senza luce di cielo, nel buio del legno serrato da chiodi di rame. E l'onda lunga dell'acqua che passa sul tuo capo non odi, né il rombo dell'aria. Nella rossa vestina di lana giaci, reclinato al sonno il tuo bel viso. Se tu sapessi ciò che è da temere, il tuo piccolo orecchio sveglieresti alla mia voce. Ma io prego, tu riposa, o figlio, ed abbia quiete il mare, ed il male senza fine riposi. Un mutamento avvenga ad un tuo gesto, Zeus padre, e qualunque parola temeraria io urli, perdonami. La ragione m'abbandona». Tieni un attimo, tieni. Permesso, vai. Vai, tieni. Il ballo del Sirtaki, ballo tipico greco, fa da trade union tra il passato e il presente nella gioia di una vita che vale la pena di essere vissuta pienamente, sempre. È un momento gioioso e festoso questo del ballo greco del Sirtaki, degli studenti del liceo, coordinati dalle professoresse D'Angelo Lamprese. Confidiamo nel vostro diretto coinvolgimento e ci auguriamo che la manifestazione sia stata di vostro gradimento ed affidiamo poi il saluto conclusivo alla dirigente scolastica. Quindi il momento conclusivo, come detto, sarà dato dalla presentazione del Sirtaki. Il tempo e la storia sono testimoni dei mutamenti che ci avvolgono e condizionano. Ciò che però non muta è l'idea di humanitas, che ci proviene dal mondo classico antico. Ed è quanto qui si vuole mettere in scena. L'uomo di ieri, nelle parole di Platone, dal mito della caverna che ci induce a guardare l'oltre, alla ricerca della verità che è in noi, è l'uomo di oggi, di Arthur Schopenhauer, il mondo come volontà e rappresentazione, che prima di venire qui, tra l'altro, stavamo anche studiando perché lunedì abbiamo l'interrogazione. E quindi ci incoraggiano a mettere in campo energie e risorse affinché il benessere diventi patrimonio legittimo dell'umanità. Vedo uomini costretti a tenere immobili le ami per tutta la vita. Se quei prigionieri potessero conversare tra di loro, non credi che penserebbero di chiamare oggetti reali le loro visioni? Per tali persone, insomma, la verità non è altro che le ombre degli oggetti artificiali. Esamina ora. Come pensi potrebbero sciogliersi dalle catene e guarire dall'incoscienza? Ammetti che uno fosse costretto improvvisamente ad alzarsi, a girare attorno il capo, a camminare e a levare lo sguardo alla luce
e che così facendo provasse dolore e il barbaglio lo rendesse incapace di scorgere gli oggetti di cui prima ne vedeva le ombre. Che cosa credi che risponderebbe se gli dicesse che prima vedeva vacuità prive di senso, ma che ora, essendo più vicino a ciò che è ed essendo rivolto verso oggetti aventi più essere, può vedere meglio? E se lo si costringesse a guardare la luce stessa, non sentirebbe male agli occhi e non fuggirebbe rivolgendosi verso gli oggetti di cui non può sostenere la vista? E non li giudicherebbe più chiari di quelli che gli fossero mostrati? E prima, molto facilmente, osserverà le ombre e poi le immagini degli esseri umani e degli oggetti nei loro riflessi nelle acque e infine gli oggetti stessi. Alla fine credo che riuscirà a osservare e contemplare qual è veramente il sole e non la sua immagine riflessa sull'acqua o su un'altra superficie, ma il sole in sé stesso, nella regione che gli è propria. L'intelligenza. L'intelligenza produce la giustizia e quando si elevi ad un grado ancor superiore la vera bontà, che si manifesta nell'amor puro e disinteressato verso gli altri. Noi mettiamo l'individuo estraneo e il suo destino allo stesso livello con l'io nostro e con il nostro destino. Oltre non si può andare, non essendoci alcuna ragione di preferire l'altro a noi stessi. Eppure, quando si tratta di una grande moltitudine di uomini, la cui vita o il cui benessere siano minacciati da gravi pericoli, può darsi che i loro affanni facciano passare in secondo o addirittura ultima linea ogni considerazione sul benessere proprio. Offrire in sacrificio il proprio bene e la propria vita al bene e alla vita della maggioranza. Così muore chi corre liberamente per la salvezza dei suoi e della patria. Chi sopporta la morte e le torture affinché il benessere diventi patrimonio legittimo dell'umanità. Così morì Socrate, così Giordano Bruno, così tutti gli altri martiri ed eroi della verità.
contenti a essere qui con me e con i ragazzi. Tutti noi, il professor Mollica, gli altri docenti del liceo Clara, perché ho le luci di fronte, non riesco a vedervi tutti, quindi tutti i docenti qui presenti a essere qui con noi. La professoressa Foti, non riesco a individuarvi nel... Vi invito a salire tutti. È stata una serata esaltante, emozionante, densa di significato, di spessore, culturalmente ha volato molto alto. I vostri figli sono stati protagonisti. In questo momento mi rivolgo ai genitori che in alcuni momenti ci hanno fatto emozionare. Abbiamo assaporato il bello, abbiamo assaporato dei pasti classici, abbiamo assaporato anche un processo, abbiamo assaporato la cultura inglese con una dizione spedita e fluente come neanche in licei linguistici avanzati si riesce ad assaporare. Abbiamo assaporato la danza, la filosofia, che dire, una scuola che ha mostrato di sapersi muovere tra i saperi. Ma è doveroso a questo punto che io ringrazi i docenti, ma non per le sviolinate di rito o per quei ringraziamenti che vanno fatti perché di parata e di cerimonia, perché sentiti, perché vengono dal cuore. Mi sono emozionata, sono stata orgogliosa di voi, ma credo che la comunità rionerese, i genitori, in questo momento devono un ringraziamento sentito a questi docenti che questa sera sono con tutti noi, che sono con me in questa grossa famiglia scolastica, che ci hanno dato senso e soprattutto ci hanno dimostrato che la scuola agita è questa, non la scuola che altri teorici o persone che, permettetemi, di scuola ne capiscono poco o niente perché non l'hanno mai vissuta, ci vogliono raccontare. La scuola va vissuta, va agita. E ahimè, insomma, anche con i problemi che ci dà, la scuola è questa. Ringrazio la professoressa Foti che ha curato i ragazzi del biennio, la professoressa Allamprese, la professoressa Mortella, la professoressa Stefania Masiello, la professoressa Talucci, la professoressa Marilisa D'Angelo, il professor Mollica, non vedo il professor Cordasco, la new entry, la professoressa Lucia, la giovanissima professoressa Lucia Lovaglio, il professor Cordasco, non vedo. E ultimi, ma non perché ultimi, ma prima di passare ai ringraziamenti, quelli forti, che sono dovuti ai ragazzi, grazie alle famiglie, grazie agli ospiti, grazie all'amministrazione, alle colleghe che questa sera sono qui a onorarci con la loro presenza, e ai genitori, che ripongono ogni giorno fiducia nel nostro operato. Di questi tempi, fidarsi ancora di noi è complicato. Grazie. Autorevoli, di spessore, di cultura, sono i nostri docenti. E adesso andiamo a voi, ai ragazzi, che sono stati i veri protagonisti della serata. Si sono impegnati, hanno studiato, e hanno dato dimostrazione di essere bravi attori, filosofi, giudici, avvocati, ballerini, artisti, critici d'arte. E con molta sobrietà, soprattutto
ho apprezzato di voi, ragazzi, la semplicità e la modestia con cui siete saliti sul palcoscenico. E credo che a questo punto vi meritiate, ecco, scherzavamo prima, una bolla papale per lunedì, mettiamola così, di esonero dalle interrogazioni di lunedì. I docenti sono tutti qui e credo che i ragazzi ci hanno dato dimostrazione del lavoro fatto. Perché il lavoro, ragazzi, non si misura soltanto con i compiti e con le interrogazioni, ma attraverso tanto altro. Noi docenti abbiamo possibilità di valutarvi in tanti, tanti altri modi e questa sera ci avete aiutato molti. Il sipario sta per calare, come si conviene quando la scena sta per scendere e sta per chiudersi. Il nodo alla gola ci prende perché un altro sipario è sceso, un altro momento si è chiuso, ma c'è la spinta, ragazzi, perché vogliamo con voi realizzarne tanti altri e aprire tanti altri sipari e vi auguro che i sipari della vostra vita siano sempre tanti, sempre alti, come vi ho visti briosi questa sera. Grazie a tutti. In questo momento il bacio che do a te lo do a tutti i ragazzi della mia scuola. Non è ancora finita perché abbiamo pensato anche ad un buffet. Quindi adesso facciamo una foto di gruppo, invito tutti i ragazzi, quelli che hanno partecipato, a salire e poi ci concediamo questo momento insieme. Ragazzi, salite tutti quanti. Chi ci fa una foto di gruppo? Ragazzi, mettetevi tutti seduti perché se no non vi vedete, tutti avanti seduti. Ci piacerebbe prima di scendere fare una foto tutti assieme da postarla sul sito della scuola.